prende il via la grande kermesse diffusa del Natale che non ti aspetti, la serie di eventi in rete nei borghi e nelle città della provincia di Pesaro Urbino organizzati dalle Proloco. Oltre 20 località coinvolte, tra mercatini tipici, presepi, paesaggi fiabeschi, ma anche animazioni, filari di luci colorate, artigianato di qualità ed enogastronomia. Sabato, in un luogo meraviglioso come quello di Candelara, si è dato il via alla miriade di iniziative che proseguiranno fino al 6 gennaio. Un grande applauso. Diciamo che siamo partiti molto bene alla presenza della Regione Marche, delle autorità, quindi ringrazio di cuore il Presidente della Proloco, il Presidente della Proloco regionale, il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l'Assessore Baldelli e Sua Eccellenza il Prefetto di Pesaro Urbino, ma un grazie di cuore va a tutti i volontari, perché oggi siamo qui a festeggiare un evento unico nel suo genere, unico nelle Marche, che porta oltre 260.000 turisti da tutta Italia, quindi non possiamo che ringraziare i nostri volontari. Grazie al lavoro dei nostri volontari abbiamo destagionalizzato un periodo di bassa stagione. Le novità sono tantissime, tanti borghi addobbati, tante new entry, quindi ci sono tantissime Proloco che sono entrate nel circolo del Natale che non ti aspetti. Beh, tanti borghi addobbati, tante novità, cioè ci stiamo allargando sempre di più su tutto il territorio, ma soprattutto stiamo puntando un gemellaggio forte tra Bolzano, che sono i mercatini più blasonati d'Italia, tra i nostri, che sono i mercatini del centro Italia. Presente al taglio del nastro inaugurale il deputato Antonio Baldelli, che ha ringraziato il ministro del turismo per il patrocinio concesso alle iniziative del Natale. Un ringraziamento anche al presidente Acquaroli, dice Baldelli, per l'importante impegno e contributo con cui sostiene questa manifestazione. Candelara è stata una delle prime manifestazioni e ha dato lo spunto a tante altre località ed è importante anche per la destagionalizzazione del turismo per la nostra regione Marche e per la nostra provincia di Pesaro e Urbino. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, il ministro del turismo per aver dato il suo patrocinio, la regione Marche, in particolar modo il presidente Acquaroli per l'importante contributo, forse mai come prima, che ha voluto dare a queste manifestazioni diffuse nel territorio che ci accompagneranno da oggi fino al Santo Natale.